faccia l'aspettare. Dovremmo portare quelli uno in galera. Domani sera c'è lo spettacolo qua. Vieni là. Ciao! Ma la caramella! Case Matte è un viaggio teatrale all'interno di 8 città e 8 ex manicomi. È un viaggio che noi facciamo insieme ad altri spettacoli. Io sono Paola Manfredi, sono regista di Teatro Periferico, che è promotore di questo viaggio, di questa iniziativa. Insieme a noi c'è Chile della Balanza con un altro spettacolo che è una passeggiata teatrale, una passeggiata manicomiale, e poi Gigi Gherzi con Città Fragile. Poi le associazioni degli ex manicomi dove noi transiteremo hanno preparato interventi, concerti, reading letterali, cioè altre iniziative, altri eventi che verranno a sommarsi agli spettacoli che noi proponiamo. Perché questo viaggio teatrale? Perché 4 anni fa la Fondazione Monza Brianza, il Comune di Limbiate e la provincia di Monza Brianza ci ha chiesto di raccontare, come abbiamo fatto in altre occasioni, un luogo particolare che è quello dell'ex ospedale psichiatrico di Monbello, l'Antonini di Monbello. Noi abbiamo fatto un lavoro con i cittadini, come siamo abituati a fare, abbiamo raccolto del materiale e l'abbiamo restituito attraverso uno spettacolo che però non è uno spettacolo narrativo in cui vengono raccontate le storie dei pazienti e dei medici, è una restituzione di uno spettacolo vero e proprio, cioè noi abbiamo raccontato attraverso uno spettacolo teatrale quello che accadeva, la storia, insomma quello che è accaduto in 100 anni all'interno di questa struttura. Ora, lo spettacolo è stato visto da moltissime persone, noi abbiamo avuto tantissime richieste, era continuamente esaurito, abbiamo fatto uno spettacolo all'interno del comune di Limbiate che per l'unica volta che l'abbiamo fatto in teatro, ci ha chiesto di poterlo fare in teatro, sono venute 650 persone, è stato visto da 3.000 persone circa, ci hanno scritto in tantissimi. Io sono andata a parlare in alcune università e ho visto che molti giovani erano interessati, non tanto perché volevano sapere, come temevamo all'inizio, anche un po', diciamo, in modo morboso, cosa accadeva all'interno di queste strutture, ma proprio perché non conoscono questo pezzo di storia. E poi in tutti gli incontri che abbiamo avuto con i giovani abbiamo capito che c'era un grandissimo desiderio di empatia, cioè loro volevano entrare emozionalmente all'interno di questa materia che peraltro non ha abbandonato neanche noi, perché noi pensavamo di fare il progetto, di finire, di restituire con uno spettacolo, arrivederci e grazie, invece ci è rimasto attaccato addosso questo lavoro e non siamo più riusciti a liberarci nemmeno noi, anzi ha aperto altre strade. Ovviamente perché è un tema sensibile, perché quello di cui parla questo spettacolo e questo progetto è qualcosa che riguarda anche noi normali, come ci definiamo. Cioè la follia è una cosa che riguarda tutti, il disagio è una cosa che riguarda tutti, perché ci parla di quello che siamo noi come uomini. Ecco. Quindi noi abbiamo detto questa risposta non può essere trascurata, bisogna che facciamo qualcosa, e allora da lì, siccome abbiamo visto che le stesse condizioni che c'erano a Monbello erano ovviamente le condizioni che c'erano negli altri manicomi, abbiamo visto che in molti altri luoghi c'era il desiderio di raccontare queste storie, d'altra parte poco si sa di quello che è accaduto, perché l'unico progetto esistente è quello del Ministero che è Carte da Legare, che è la tutela delle cartelle cliniche che sono conservate in questi manicomi, però un progetto ancora un po' fermo, quindi sono state contate le cartelle cliniche ma non sono ancora state studiate, quindi ci sono questi 100 anni di storia nel buio ed è un popolo che sta nel buio, cioè un popolo invisibile, perché questo era un mondo separato da tutto il resto del mondo, cioè chi viveva dentro, che fossero i malati, i medici, gli infermieri, vivevano in un mondo separato tra di loro. Poi, vabbè, in occasione della guerra ci sono stati contatti con l'esterno occasionali, però era un mondo che viaggiava parallelo al mondo esterno. Quindi poco è uscito, a parte qualche storia, insomma, di personaggi particolarmente importanti. Allora abbiamo detto, perché non creare una piattaforma in cui possano confluire tutti questi racconti, queste storie, ma non perché la memoria sia una cosa morta lì, non è questa la nostra intenzione, noi parliamo sempre di memoria attiva, non solo perché noi dal passato possiamo imparare, ma perché i concetti del manicomio, questo non lo dico io, ma stanno in tutte le istituzioni, cioè stanno nelle prigioni, stanno nei campi profughi,
Il manicomio è presente sempre laddove non c'è una tutela della persona, dove tu sei un numero, dove non vieni considerato un individuo, cioè l'ha detto prima di me Levi, cioè non è che scopro qualcosa di nuovo, però non è una cosa passata il manicomio. Oggi, con tutto quello che sta succedendo, con i profughi, ci rendiamo conto di quanto ancora questi concetti siano invece difficilissimi da far passare, ancora si scrivono i numeri, no? Sulle mani. Quindi il manicomio è tra di noi, sempre presente, ed è un pericolo sempre presente. Allora, per questa ragione, per la risposta che ci hanno dato i giovani, l'altra sera abbiamo fatto lo spettacolo Mombello e c'erano tantissimi, l'80% erano giovani, prima c'erano i testimoni, poi chi aveva lavorato dentro, adesso arrivano tutti i giovani, quindi una grande comunità. In più, negli ultimi tempi si è cominciato a sentire parlare ancora di possibilità di reintrodurre l'elettroshock, e comunque i sistemi contenitivi sono utilizzati ancora oggi. Quindi tutto questo va detto, ricordato, riproposto, sottolineato ancora. E in più c'è ancora un ultimo motivo: questi spazi degli ex manicomi, alcuni come questo che vedete, sono stati trasformati in luoghi culturali. E ci sono associazioni che si battono per conservarli in questo modo, perché siano vivi. Ci sono però alcuni spazi ad Aversa, per esempio, o anche a Mombello, che sono distrutti, sono stati vandalizzati, quindi la memoria è stata totalmente cancellata. Ci sono cartelle degli operatori che scrivevano cosa mangiavano i ragazzini, cosa non mangiavano per terra, tu le calpesti, ci cammini sopra, insomma, quindi altro che privacy. E allora, ci sono questi luoghi che sono luoghi abbandonati. Alcuni sono stati anche trasformati in luoghi lussuosissimi, altri invece in luoghi culturali come questo, altri abbandonati. Allora, il senso di questo lavoro è anche perché questi spazi siano restituiti alla cittadinanza in forma partecipata, e perché la memoria di cui parliamo sia presente in questi luoghi, non con un semplice museo nel quale si vedano la camicia di forza del momento, le catene. Non è quello che ci interessa. Ecco, non è una cosa che poi si fa vedere al bambino, vedi cosa succedeva al matto, ma è lavorare su una coscienza che ci faccia capire come ancora oggi viviamo in questa condizione, anche se magari sono cambiati i soggetti, ma i concetti sono sempre gli stessi, quelli dell'internamento, dell'allontanamento della società di ciò che non capiamo. Non lo capiamo perché parla di noi e non vogliamo vederlo.